Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma, l'Assemblea regionale ha dedicato un consiglio aperto a esperti, professori universitari e associazioni di categoria per riflettere sul ruolo dell'Unione Europea in un momento storico particolarmente difficile. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale. Noi dobbiamo costruire con dei comportamenti concreti l'unione dei popoli, e l'unione dei popoli, perché possa essere costruita, è necessario che i paesi cedano sovranità. Siamo nelle mani delle nuove generazioni. Daniela Ruffino, vicepresidente del Consiglio regionale e delegata alla Consulta europea. Una giornata importante per l'Europa che vogliamo, l'Europa dei giovani, dei ragazzi, l'Europa delle opportunità, che tiene conto dei bisogni, delle istanze delle famiglie, un'Europa che pensa soltanto non ai conti ma anche al futuro, e il futuro ovviamente è l'occupazione, e il grande obiettivo per i cittadini piemontesi è sentirsi europei. Non sarà sottoposta a referendum la delibera sulla riorganizzazione degli ospedali piemontesi. A maggioranza, il Consiglio ha votato per l'inammissibilità della richiesta di consultazione popolare presentata dal Comitato Salviamo gli ospedali e la sanità in Piemonte. Gianluca Vignale, Movimento Nazionale per la Sovranità. Il voto negativo che ha espresso il centro-sinistra credo che nasconda una cosa. Hanno non il timore ma la certezza di perdere un quesito referendario, perché è stata una pessima delibera che ha depauperato e ha ridotto i servizi sanitari nella nostra regione. Domenico Ravetti, Partito Democratico. Abbiamo votato no alla proposta del referendum, non perché noi abbiamo paura dell'opinione dei piemontesi, ma perché ci siamo assunti la responsabilità di ridare un futuro alle strutture e alla politica territoriale. È stato aperto un tavolo sindacale per trovare un accordo sulla messa in mobilità di una parte dei quasi 200 dipendenti del consorzio Eurofidi. Lo ha annunciato con una comunicazione all'Aula l'assessora alle partecipate Giuseppina De Santis. Sarà istituito il 1 gennaio 2018 il nuovo comune di Cassano Spinola, nato dalla fusione di Cassano Spinola e Gavazzana in provincia di Alessandria. Il nuovo comune, che potrà contare su incentivi statali e regionali, avrà una popolazione complessiva di 1.964 abitanti. Hai un cuore rap e frequenti una scuola media o superiore in Piemonte? Partecipa con una canzone inedita e un video originale al concorso bandito dal Consiglio regionale. I migliori si esibiranno durante la partita del cuore allo Juventus Stadium il 30 maggio. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.